Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi casca l'asino. Eh sì ragazzi, oggi casca l'asino. Ci sono tante cose di cui dobbiamo parlare, ci sono diverse novità che ovviamente dobbiamo introdurre all'interno del gioco, quindi andiamo con ordine. Andiamo sulla sezione news, notices. Eh sì ragazzi, c'è tanta roba da parlare, c'è tanta roba da descrivere. Quindi cominciamo dalla notizia, diciamo quella più leggera, quella che già sapevamo, quella che stavamo aspettando e che ovviamente potremo tranquillamente leggere e commentare, ovvero il rilascio del nuovo capitolo di Crisis Core. Quindi rilascio del nuovo capitolo, quindi come potete vedere avremo delle missioni collegate ovviamente a questo nuovo capitolo, per quanto riguarda ovviamente Zack, protagonista assoluto di Crisis Core, dove avremo la possibilità addirittura di ottenere un ticket di arma 5 stelle gratuita per il personaggio, ovvero Zack, ovvero il protagonista della sua serie, chiamiamola così. Abbiamo anche la possibilità di avere un nuovo boost per quanto riguarda il personaggio di Zack, proprio perché durante questo periodo di tempo il personaggio di Zack avrà l'incremento dell'esperienza ottenuta tramite le varie quest del 400%. Quindi coloro che non hanno maxato Zack, che non hanno allenato Zack, avranno la possibilità di poterlo recuperare. Inoltre abbiamo anche il login che ci consentirà di ottenere fino a 1500 cristalli e 500 memorie di Zack per tutto questo periodo di tempo, che sono circa saranno circa 2 settimane più o meno, perché bene o male tutte queste campagne durano 2 settimane. E poi abbiamo i pacchi che vengono al solito rilasciati all'interno dello shop, quindi abbiamo la possibilità, o meno per chi ha la possibilità tramite i dindini, di poter ottenere dei pacchetti speciali per potenziare il personaggio di Zack. Andiamo ancora avanti con le notizie, perché abbiamo appunto l'aggiornamento per quanto riguarda l'evento estivo. Quindi abbiamo avuto la prima parte estiva, ora passiamo alla seconda parte. Seconda parte estiva dove appunto abbiamo informazioni aggiuntive che vengono aggiunte all'evento. Infatti verranno consegnati, o comunque si avrà la possibilità di farmare anche i blu fireworks. Quindi fino a questo momento abbiamo farmato i red, quelli rossi, adesso ci saranno quelli blu. Quindi classico schema di un evento che praticamente ormai conosciamo a memoria, perché gli eventi di Ever Crisis sono sempre gli stessi. È inutile che ci giriamo attorno, ma gli eventi di Ever Crisis sono sempre gli stessi. Quindi prima parte si farmavano i red firework, seconda parte si farmano i blu firework per ottenere il megafono free to play di Kaizit. Successivamente abbiamo ovviamente le ricompense collegate col personaggio di Kaizit. Abbiamo ovviamente anche delle nuove ricompense, che sono i lingotti di Mithril, le pietre per poter migliorare le materia, e poi successivamente abbiamo memorie di Kaizit e ovviamente weapon parts per quanto riguarda sempre il personaggio ovviamente di Kaizit. Il megafono di Kite è la stessa identica cosa di quello che abbiamo avuto nella prima parte con Yuffie, e quindi abbiamo il megafono con boost di attacco magico, boost di attacco ghiaccio, e di conseguenza anche qui abbiamo il Blizzard Surge di tipo A, quindi attacco AOE magico di tipo ghiaccio che infligge 290% di danni elementali ai nostri avversari. Ovviamente vi ricordo che queste sono percentuali con arma portata ad overboost 10. Successivamente abbiamo anche un altro evento, abbiamo un nuovo evento che è il Bahamut Steward Hunt, che era già stato anticipato qualche giorno fa, ovvero un ennesimo Critical Threat. Quindi evento che già comunque conosciamo, che prende come protagonista il Behemoth. Abbiamo la possibilità quindi di poter combattere il Behemoth e avere anche uno stage al giorno per poter ottenere più ticket da poter spendere poi nei vari banner, dove appunto tramite il metodo di roulette, che già conosciamo benissimo, avremo la possibilità di ottenere altre ricompense.
Ovviamente, essendo la prima parte di questo evento, avremo a disposizione soltanto ticket bronzo ed argento. Successivamente, seconda parte con l'aggiunta dei ticket dorati, crash e tutte le varie robe che solitamente abbiamo durante questi eventi. Abbiamo in questa prima parte dell'evento l'arma, in questo caso di Tifa, quindi nuovi guantoni per Tifa, e ovviamente all'interno dei premi che si potranno ottenere tramite appunto le roulette ci saranno memorie di Tifa e weapon parts di Tifa. Per la seconda parte dell'evento vi posso già spoilerare il fatto che avremo un'arma per Red, quindi ci sarà praticamente lo stesso tema, però con il collare di Red. Ora, anzi, se riesco, ve lo faccio vedere, perché comunque sia io ce l'ho qua, quindi posso farvelo praticamente vedere. Quindi ve la prendo proprio qua in diretta l'immagine e ve la faccio vedere. Eccola qua. Questo sarà il collare di Red, ve lo metto qui a schermo. Questo sarà il collare di Red che avremo invece nella seconda parte dell'evento. Quindi molto 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 easy, e ovviamente sappiamo già come funziona la struttura di questo evento. Ma la vera patata bollente che è stata droppata all'interno di questo evento e all'interno soprattutto di questo periodo è questo: il banner di Sephiroth e Lucia. Sono usciti entrambi personaggi che ovviamente, specialmente Sephiroth, per me è uno dei miei capisaldi, perché è uno dei personaggi che ho buildato maggiormente all'interno del gioco, che è uscito esattamente con ciò che volevo. Mannaggia la pupazza. Sì, perché vi dico questo? Perché la nuova arma di Sephiroth, che si chiama Blue Bramble, all'attacco Sand Splitter, 700% di danno terra magico più Imperil di tipo terra, se gli HP sono al 50% più. Quindi abbiamo praticamente la stessa arma acqua di Sephiroth con Arcanum acqua fisica, dove appunto abbiamo danni di tipo acqua e riduzione ovviamente del danno acqua. Qui invece abbiamo la stessa identica cosa, però formato terra. Mentre invece per quanto riguarda Lucia, abbiamo la nuova arma che si chiama Night Yar, che sblocca l'abilità Night Light, dove abbiamo un 420% di danno non elementale magico, in questo caso, con solo 3 barre ATB, che aiuterà a distruggere facilmente il sigillo ability e in più riduce la difesa magica dei nostri avversari, quando ovviamente il nostro avversario possiede un buff. Quindi capite bene che non solo quest'arma di Lucia è ottima per Ramu, per il nuovo, diciamo, per la nuova sfida di Ramu, ma è comunque un'ottima arma che può entrare in combo con praticamente anche il suo stesso kit, perché ricordiamoci che comunque Lucia ha diverse armi magiche che non sono neanche tanto male, tra le quali anche appunto il fucile che fa danni terra. Lo abbiamo visto durante le battaglie di Gilda, lo abbiamo visto durante ovviamente il corso di questo periodo di gioco, quindi potrebbe essere sicuramente un'ottima arma secondaria per chi ha buildata Lucia e per chi vuole giocare Lucia dal punto di vista magico. Quindi veramente un buon banner, ma come sempre ne parleremo a parte. E ovviamente abbiamo anche le skin. Abbiamo anche le skin dove abbiamo Sephiroth con il Dark Attire, che ha come refined ability Magic Ward, dove abbiamo un boost HP e della difesa magica, ed Earthblade Arcanum. Quindi sì, Sephiroth prende l'Arcanum di tipo terra. Prende l'Arcanum di tipo terra ovviamente generalizzato, perché non abbiamo fisico magico, ma l'arma che ovviamente gli viene affiancata è magica, e quindi sapete benissimo che cosa vuol dire. Mentre invece per quanto riguarda Lucia, in stile quasi Ada Wong da Resident Evil 4, mi verrebbe quasi da dire, abbiamo un vestito completamente nuovo. Vestito completamente nuovo con nuove refined ability. La prima è il Boost Poison Resist, che sinceramente parlando al momento non ne abbiamo bisogno, almeno fino a questo momento non ne abbiamo bisogno, ma
mi fa presagire già che il Behemoth infliggerà poison, proprio ho questo sentore, mi sento che il Behemoth infliggerà poison. E poi abbiamo Alluring Ploy come nuova Refined Ability, dove abbiamo un incremento del boost fisico e dell'attacco magico e anche di difesa fisica e difesa magica. Quindi io direi che è praticamente un vestito che può essere utilizzato praticamente sempre. Se avesse avuto boost HP o comunque un altro boost al posto del Poison Resist, era praticamente un abito must, perché era un abito che ti consentiva comunque di avere tutto su Lucia, però lo vedremo tra poco. E per quanto riguarda invece tutto il resto, sappiamo benissimo come funzionano i banner, quindi non dobbiamo aggiungere altro. Aggiunto anche il banner speciale, per così dire, all'interno della sezione special dei banner, dove appunto per chi non possiede comunque personaggi, cioè non possiede armi comunque per Sephiroth e Lucia, ha la possibilità comunque di poter ottenere delle pullate tramite al solito le gemme rosse. Infatti abbiamo la possibilità di utilizzare 10 multisummon a soli 2000 cristalli rossi, dove all'interno troveremo sicuramente una o più 5 stelle per i personaggi di Sephiroth e Lucia, comprese le armi nuove. Quindi anche le armi nuove saranno praticamente incluse all'interno di questo banner. Ovviamente, come potete vedere, ci sono anche tutte le altre armi uscite in precedenza per entrambi i personaggi, e quindi è un modo per potersi, tra virgolette, assicurare quasi le nuove armi sia di Sephiroth che di Lucia. Però ricordatevi che ci sono tantissime altre armi di questi personaggi, quindi potrebbe essere un po' complicato. Abbiamo anche un banner one shot per quanto riguarda Zack, per appunto la celebrazione e l'uscita del capitolo nuovo, dove appunto avremo la possibilità di effettuare un'unica multisummon con 3000 cristalli rossi per ottenere armi esclusive di Zack, che per l'appunto le armi 5 stelle in questo caso avranno il 50% addirittura di possibilità di poter apparire in questa multi. Quindi se qualcuno effettivamente dovesse sculare in maniera incredibile, potrebbe avere anche una multi da 10 armi dorate per Zack. Potrebbe essere un'ottima occasione. 3000 gemme rosse sono comunque 3000 gemme rosse, però è comunque un buon banner, specialmente per chi magari inizia a giocare, vuole effettuare un investimento iniziale sul gioco e quindi si prende questo pacchetto. Ovviamente si potrà fare una volta sola, 3000 cristalli rossi, e sappiamo benissimo come funziona. E poi ovviamente notizia per quanto riguarda il rilascio ufficiale del capitolo 4 di Crisis Core, dove non ci viene detto nient'altro se non il fatto che abbiamo la possibilità di poter giocare il capitolo 4, poter vedere la storia di Crisis Core per chi non la conosce e per chi vuole conoscerla, e ovviamente ottenere quelle piccole gemmozze per il completamento del capitolo. Detto ciò, non abbiamo altro di cui parlare per quanto riguarda le news. Io vi aspetto tra pochissimo con il video di valutazione del banner. Ci sarà parecchio di discutere, ci sarà parecchio da discutere, ma andiamo con ordine. Quindi, per il momento è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!